Buongiorno, sono il dottor Leonardi, sono un tecnico in psicologia, esperto in attuazione di interventi di riabilitazione neuropsicologica. Oggi parleremo di disturbi specifici dell'apprendimento e vedremo come questi disturbi interessano selettivamente la capacità di imparare a leggere e a scrivere da parte dell'alunno. Un aspetto molto importante è la loro natura neurobiologica, in cui sono presenti fattori di familiarità. Ciò significa che il disturbo non è causato né da pigrizia dell'alunno né da una possibile cattiva didattica del docente, ma è dato da fattori innati dell'alunno. Il disturbo ha un diverso livello di espressività durante le varie fasi evolutive, passando da una non diagnosticabilità durante il primo anno della scuola elementare ad una diagnosticabilità certa dalla fine della seconda classe della scuola primaria, per la dislessia e per la disortografia. Per un bambino che mostra difficoltà di imparare a leggere verso gli ultimi mesi della prima classe della scuola primaria, è già possibile fare tanto nei suoi confronti. Ad esempio, un insegnante dovrebbe evitare in classe situazioni stressanti per l'alunno, come cercare a tutti i costi di farlo leggere davanti ai compagni o, ancora peggio, farlo sentire in colpa per il fatto che non ha ancora imparato a leggere. Importante invece che l'insegnante segnali ai genitori le difficoltà manifestate dall'alunno e consigli a questi di far effettuare al bambino un percorso di potenziamento ad opera di uno specialista come un logopedista o uno psicologo, come indica il PARC di aggiornamento della Consensus Conference. Adesso sentiremo una bambina che manifesta difficoltà di lettura durante gli ultimi mesi della prima elementare. La babba di G, tutto che fa? Non troppo subito, dai, provaci. G. Continua. A. A. Metto. No. Adesso sentiremo la stessa bambina che legge lo stesso brano dopo un mese e mezzo di potenziamento attuato dalla nostra equip multidisciplinare. La mamma ha messo in casa i gelati. Si puntualizza che tale intervento non è risolutivo del disturbo, ma riduce drasticamente la difficoltà nella lettura, così come le conseguenze nell'ansia e sulla motivazione scolastica. Nel caso in cui la bambina in futuro fosse diagnosticata come dislessica, sarà opportuno far ripetere trattamenti periodicamente e far redigere dalla scuola il piano didattico personalizzato. La prossima traccia audio mostra come legge un ragazzino diagnosticato come dislessico mentre stava frequentando per la seconda volta la prima media. Un capannone del bandiere letteraria numero 689. Adesso sentiremo come legge dopo aver effettuato un percorso di 3 mesi di riabilitazione attuato dalla nostra equip. Con una lettera scritta in caratteri arabi, il francobollo fosse più piano, fosse alloggerino, si è rappresentato al... I trattamenti riabilitativi possono dare risultati positivi non solo nella lettura, ma anche nella scrittura e del calcolo. Questa immagine mostra la scrittura del bambino fortemente disgrafico, che non è stato segnalato precocemente dalla scuola, arrivando in quinta elementare con questa caratteristica del tratto grafico. Quest'altra immagine mostra il cambiamento della grafia dopo 5 mesi di trattamento riabilitativo, quando era ancora richiesto il supporto di speciali, quaderni a righe, ed infine la qualità grafica raggiunta a fine del trattamento riabilitativo dopo circa un anno. Concludo questo contributo dicendo che l'intervento ottimale per un bambino con DSA è quando si attuano a livello didattico le dovute misure compensative e dispensative e a livello clinico riabilitativo degli specifici training sul potenziamento della lettura.